cassa integrazione in calo a Como nel primo trimestre 2018, meno 40,9%. Un dato positivo, all'interno del quale bisogna però distinguere tra le diverse tipologie di cassa. In forte diminuzione sia la straordinaria, meno 60%, sia la cassa in deroga, meno 99%, mentre la cassa integrazione ordinaria aumenta del 5,7%. Ancora una volta è il settore tessile a condizionare l'aumento della richiesta di cassa ordinaria, spiega Salvatore Monteduro, segretario della UIL dell'Ario, il sindacato che ha diffuso questi dati. Rilevante il calo dei lavoratori in cassa integrazione nel primo trimestre 2018, a Como meno 1.159. Due fattori da considerare nell'analisi della cassa integrazione sono l'abrogazione della cassa in deroga, che ha fortemente inciso sui dati del passato, e l'introduzione di un costo più elevato della straordinaria. Detto ciò, continua Monteduro, i dati evidenziano che se si può parlare di una ripresa economica più marcata per le imprese metalmeccaniche, non si può dire lo stesso per quelle tessili, che continuano a vivere una situazione negativa o quantomeno di debolezza del mercato.